What a tutti ciurma e benvenuti da Giochirini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con l'EAC è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi purtroppo la piccola Ellie si è ficcata in un mare di guai, cioè non è che si è ficcata poveraccia, alla fine l'hanno praticamente catturata. Il tizio che avevamo incontrato si è rivelato essere uno stronzo, andava potenzialmente diciamo alla ricerca di Joel, perché comunque aveva saputo che un tizio che si portava presso una ragazzina aveva ammazzato un sacco dei suoi uomini, quindi aveva questo sentimento di vendetta nei confronti di Joel e alla fine ha comunque preso Ellie. Joel dopo essersi risvegliato, comunque ancora dolorante, è andato ragazzi alla ricerca ovviamente di Ellie. Quindi l'ultima volta ci eravamo lasciati esattamente con Joel che arriva in questa benedetta città e quindi ci eravamo salutati proprio qui ragazzi, proprio qui. Io direi di tenerci pronti perché la situazione molto probabilmente potrà diventare alquanto spinosa. Qui comunque ancora in atto una bufera, ma Joel ovviamente ragazzi non si ferma dinanzi a niente pur di andare a salvare ovviamente Ellie. Quindi continuiamo ad avanzare. Tutto questo non ha senso, non vedo niente. È meglio. Se passa di qua dobbiamo catturarla. Ok, perché Ellie ragazzi ovviamente se l'era data a gambe o perlomeno ci aveva provato. Allora intanto visto che ci siamo direi di entrare qua. Vediamo se c'è qualcosa di utile, perché può esserci sempre qualcosa di utile qua intorno, però sembrerebbe non esserci una beneamata ceppa. Quindi dobbiamo vedere di continuare da questa parte. Ovviamente ragazzi in qualche modo comunque la bufera copre un pochettino i nostri passi, quindi direi di prestare particolare attenzione. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci credo. Non ci credo raga. Stavano giusto passando di qua. Che cazzo fate? La merda. Oddio, no, non mi dica che mi stanno a sparare una molota. State buoni, fermi un po'. Fermi un po', mannaggia santa, raga. Cioè, arrivare giusto nel momento in cui uno dei bastardi passa, cioè, è veramente meraviglioso. Oh, oh, ah, mi sei venuto a cercare, merda, Mi sei venuto a cercare. Sì, con calma, con calma. Oddio, 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 raga. Vieni qua, che ti picchio. Che faccio prima? E ti strozzo, ti distruggo, ti schiaccio la testa. No! Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Accidentaccio. Cioè giusto nel momento in cui passavo io da passare lo stronzo. Deve succedere sempre così. Quindi allora vediamo di fare attenzione ragazzi, perché ovviamente se si può evitare lo scontro sarebbe molto meglio. Chi mi ha visto mo? Non mi rompete i maroni, Continuate, continuate i vostri giri. Voi non vedete niente. Vediamo di non farci beccare possibilmente, ragazzi. Vedo se riesco ad ammazzare qualcuno di questi silenziosamente. Tac. E strangola un po'. Quindi questo lo facciamo fuori così, completamente stealth. E non ci resta che avanzare. Non ci resta. Oh shit, non ci resta che andare avanti. Non hai visto nulla. Sta arrivando un altro là in fondo. Che pallonze. Le pallone mi sono cresciute. Andate via. E adesso andate via. Voglio restare solo con questa mia ferita. Soffrire in silenzio. Così non si può proprio avanzare. E adesso che farò? Forse vi dovrò sparare. Ma io vado di qua. Voi non m'avete visto. Ah, e vai ragazzi. Sono riuscita a fare stealth. Toppe. Toppe, toppi. Oh, lo zero di Ellie.
Oh yes. Oh yes. Questo cos'è? Perché c'è lo zaino di Ellie? E secondo te perché, Joel? Che dice qua? La carne, cioè... Forse la carne che hanno nei vari giorni, non lo so. Wow. Di che tipo di carne stiamo parlando, però? Perché... Oh... Oh, Cristo. Ecco di che tipo di carne stiamo parlando. Devo trovarla. Devo trovarla. Pare che mi hanno ascoltato, ragazzi. Ogni volta che faccio una domanda sembra che i giochi mi ascoltino e mi danno subito la risposta. Ovviamente adesso a lui gli viene la strizzetta. Penserà, non è che l'avranno appesa come un maiale squartato pure a lei, no? Comunque qua non c'è niente di utile, ragazzi, quindi non ci resta che uscire. Ellie. Ah, sì, quello è il posto, è proprio quello. Perché il tizio, insomma, aveva dato fuoco alla tappezzeria. Infatti... sta andando tutto a fuoco. Muoviti, Ellie, dai. Forza, ragazza, forza. Non ti arrendere proprio adesso. Ne va veramente in gioco la tua vita. Purtroppo pure il tizio mi sa che se sta riprendendo. Ah! Ci metti passione. Arrendersi va bene. Non vergognarti. Ma vai a farti friggere, guarda. Non uso un altro termine per non essere sempre troppo volgare. Non è il è tuo un stile, no secco. Esatto, pezzo di sterco che non sei altro. Vuoi provare a supplicarmi? Fanculo. Pensi di conoscermi? Eh? Ascoltami bene. Tu non hai idea di cosa sono capace. Prendilo, Ellie, prendilo. Stop. Ellie! Basta! Basta! Non toccarmi! Sono io! Guardami! Sono io! Ha cercato di... Piccolina, è tutto ok, tutto ok. Tutto ok. È un mondo barbaro, ragazzi. E siamo in primavera. Un altro inverno è passato. Ellie! Mi hai sentito? No! Che? Guarda, ospedale. È la nostra uscita. Andiamo su. Ok. Joel si è completamente ripreso. Per fortuna è... Sentito che brezza. In giornate come questa vorrei solo starmene seduto in veranda a suonare la chitarra. Quando questa storia sarà finita, ti insegnerò a suonarla. Già, penso proprio ti piacerebbe. Che dici, eh? Come vi dicevo prima, ragazzi, è un mondo ormai... barbaro, cioè... Ovviamente si lotta per la sopravvivenza, quindi se sei costretto ad uccidere un'altra persona che vuole ucciderti, non ti fermi. Oddio. C'è poco da fare. Fotografie di famiglia, che tristezza. Perdonaci. Oh, Gesù, ragazzi, Gesù. È così, non... cioè, è un mondo che non ti lascia altra scelta, purtroppo. Io direi di crearci un medikit e di potenziare comunque la mazza che ci stiamo portando per poi prendere pure queste altre cosette. Quindi,
Che sta succedendo là fuori, tra l'altro? Che sento dei colpi. Cos'è sto macello? L'altra notte ho sognato di volare. Ah, sì? Già. Bello. Dai, racconta. Ero su un grosso aereo pieno di persone. Uh-huh. E tutti urlavano perché stava precipitando. E così sono andata verso la cabina di pilotaggio e ho aperto la porta e il pilota non c'era. Ho provato a usare i comandi, ma ovviamente non avevo idea di come far volare un aereo. E subito prima dello schianto mi sono svegliata. Non sono mai stata su un aereo. Non è strano? Beh, sai, i sogni sono sempre strani. Eh sì, sempre, sempre. Ovviamente nascondono un significato. Però non è sempre facile interpretarlo. Quindi, vediamo un po', ragazzi. Questa, quindi, diceva già, era la nostra uscita, l'ospedale. Guarda qui, da un'altra città, parte. Un'altra zona di quarantena abbandonata. Beh, penso che un po' tutte le città ormai siano così, ragazze, completamente all'abbandono. Cioè, che roba. Eccolo là. L'ospedale di cui ci aveva parlato la luce. Forza, piccola. È proprio lì che dobbiamo andare. Spero di non fare incontri molesti, anche se ho grossi dubbi a riguardo. Forse di qui tagliamo, no? Beh, magari sì. Magari sì, magari no. Anche perché comunque della mesa che non è... che se potesse proprio passare. Allora, prendiamo queste, le pillolette, e vediamo un po' qua intorno, ragazzi, se c'è qualcos'altro di utile. Questo ce lo prendiamo. È bene comunque cercare tutte le risorse possibili, che non si sa mai, ragazzi, quando possono servire, ovviamente. Quindi, questo è un cinema, mi sembra, tra l'altro. Oh, cavolo. Potremmo usare quella scala. Quindi... Ellie, che fai? Che succede? È tutto ok? Sì, sto bene. È solo che oggi sei più silenziosa del solito. Oh, scusa. No, non è... È tutto a posto. No, basta che... Cioè, non... Chissà, ragazzi, se ha qualche pensiero di troppo o robe simili. Tutto può essere. Biglietto a mia moglie. Presto la tua voce. Con amore, Graham. Allora, non potevamo saperlo. Chissà, cioè, se ha mai risentito la voce di sua moglie. Che tristezza, raga. Poi non oso immaginare, cioè, tutte le famiglie che ovviamente sono state separate per un motivo o per un altro. Cioè, Ellie. È brutto. Ma che c'ha? Ellie. Cosa? La scala, dai. È sovrappensiero. È sovrappensiero. Pure il fatto che sia troppo silenziosa. Dovremmo procedere, no? Forse coraggio, dai. Forza, forza. Oh. Non lo so, è strana, ragazzi. Appunto, di solito parla parecchio lei, Notarla così silenziosa mi fa strano. Oh mio Dio. Che è successo? Che succede? Che c'è? Ellie? Prendi e molli la scala così. Ellie! Oh, no, prendila, Joel. Mannaggia, la dobbiamo appoggiare al muro, dai. E che cavolo è successo? Forza. Questo devi vederlo. Cos'è? Cosa c'è? Che diavolo? Ah. Sì. Mi stai prendendo in giro. Ma dai. What the fuck? No, regà. Forza, muoviamoci. Lo so, cerco di starti dietro, ma... Continui a correre. Visto. Dai. Shh, non spaventarla. Va bene. Che
bella che è, dai, voglio accarezzarla. È tutto ok. Vieni, vieni. Ehi, bella. Vieni, dai. Forza. Ehi, ciao. Ma che forza. Che bello, okay. Ragazzi. Da che parte? Dai, forza, andiamo. Ehi, frena, ragazzina. Beh, è bello vederla entusiasta. È lì. Bello vederla entusiasta. Comunque, in questi tempi, regà, sono pochi i motivi per cui essere entusiasti. Interessante come ti aspettavi. Ha i suoi alti e bassi, ma il panorama non è male. Beh, il panorama non è affatto male, eh? Momento molto poetico, ragazzi. Però purtroppo ci tocca andare, Ellie. Dobbiamo tornare all'ospedale. Triste, ma vero. Andiamo, dai. Non siamo obbligati a farlo. Questo lo sai, vero? Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy e farla finita con questa cazzo di storia. Dopo quello che abbiamo passato. Dopo tutto quello che ho fatto. Non può essere tutto inutile. E niente, raga, lui il pensiero ce lo sta a fa, nel senso, appunto, dice chi ce lo fa fare alla fine, no? So che lo guardo. Ma non ci sono compromessi. Fatto ciò che dobbiamo, andremo ovunque tu voglia, ok? Beh, non me ne vado senza di te. Perciò muoviamoci e facciamola finita. Sempre super dolce, Joel. Lui ci sta a pensare, dice, no? Alla fine dei conti, visto pure com'è la situazione, no, nel mondo, cioè ormai che le cose sono andate a puttane fondamentalmente, chi ce lo fa fare a continuare a sbudellarci per cosa? Dice, torniamocene da Tommy, si sono creati un rifugio sicuro, lì ci possono accogliere e continuiamo a vivere nel modo più sereno possibile, no? Solo che lei dice, appunto, dopo tutto quello che abbiamo fatto, dopo tutto quello che abbiamo passato, mo dobbiamo gettare la spugna e no. E facciamo st'ultimo passo, st'ultima cosa e poi si vedrà. È bella risoluta lei, eh. Joel dice, tanto io senza di te non vado da nessuna parte, quindi faremo come vuoi tu. E tutti molto dolci, tutti e questo due. Questo posto rievoca ricordi. Che cosa? Successe dopo che cominciarono i casini. Ero in un centro di soccorso come questo. Ovunque guardassi vedevi famiglie a pezzi. Il mondo intero era andato sotto sopra in un batter d'occhio. Avevi già perso, Sara? Sì, esatto. Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto. Perdere tutto ciò che conosci. Mi spiace, Joel. Tutto ok, Ellie. Ehi, Joel, ho qualcosa per te. Che cosa? Tieni. Me l'ha mostrata Maria e io l'ho rubata. Spero non ti dispiaccia. Ma cosa? Dimmi. Ah. (Ride)
Beh, ormai una cosa l'ho capita. Dal passato non si scappa. Grazie. Ragazzi, quello che dicevo prima, cioè, famiglie sono state distrutte, tutte le relazioni che c'erano prima, cioè, in un modo o nell'altro, sono saltate tutte in aria, e le persone sono perse di vista, chi ha perso appunto in maniera tragica chi amava, cioè, deve essere, ragazzi, un mondo veramente duro da vivere, cioè, un mondo probabilmente in cui non tutti riuscirebbero appunto a sopravvivere, soprattutto psicologicamente parlando, perché comunque è uno stravolgimento. Stavolta sarà diverso. Me lo sento. Cosa veramente intendi? Saranno senz'altro qui. Ne sono certa. Speriamo. È uno stravolgimento troppo drammatico, no? Della vita che uno è abituato a conoscere. Quindi psicologicamente parlando è tosta, ragazzi, c'è poco da fare. Comunque, allora, noi stiamo seguendo appunto, ragazzi, il St. Mary's Hospital. Quindi dovremo continuare di qua. E di regola in questo benedetto ospedale, alla fine dei conti, ci dovrebbero appunto stare. Marta. Che c'è? Queste benedette luci. Che c'è? Oh, Cassius. È un bloater quello? No, regà. Che me state a dì? C'è l'invasione degli ultracorpi qua sotto. Posso ammazzare? Zitto. Non fare rumore. Stronzo. Ah, è vero, io c'ho pure il lanciafiamme. Oh, me le dovessi scordare. Non scordiamo le cose importanti, per carità di Dio. Quindi ricarica un po'. Ragazzi, dobbiamo stare assolutamente alla larga da quel bloater maledetto. Questo è un clicker, però. Bisognerebbe evitare pure i clicker. Ma posso salire qua sopra? Sì. Quindi cerchiamo di non fare casino o rumore di qualsiasi tipo. Anche se la vedo dura. Allora, il clicker è andato di là. Vediamo se possiamo aggirarli senza farci scoprire, anche se la vedo dura, signore e signori, la vedo davvero dura. Qui ci sono altri clicker. Ellie, fai piano per l'amore del cielo. Se entro qua. Oddio, ce ne sono così tanti. Lo so, muoviamoci. Ce ne sono troppi, 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 troppi. Regà, se io faccio rumore qua, mo è la fine. Cioè, me li ritrovo tutti addosso. Allora, questi ci vedono, però. Quindi mi sa che... Oh, cazzo. No, regà, sono troppi. Non ce la posso fare, regà. Cioè, non so se li posso ammazzare uno ad uno silenziosamente. Io spero sinceramente di sì. Se facciamo piano piano... Questo lo accoltelliamo, facciamo prima. Cazzo, lo volevo afferrare, non lo volevo ammazzare così. Però sono riuscita ad ammazzarla a primo colpo. Quindi, scusa Ellie, fammi vedere che... Ah, di qua si riesce. Vediamo se possiamo passare tranquillamente qui dall'interno. Senza incorrere in altri casini. Anche se la situazione la vedo alquanto spinosa, signore e signori. Ma di qua possiamo uscire? Questa porta? Oh, non si apre. Che palle! Se mo mi dovete far uscire per forza da qua. Ok, intanto prendiamo tutto. Tipo tutto, tuttissimo, ragazzi. Fabbrichiamoci un'altra di queste bombe chiodate, ragazzi. Così posso prendere anche quest'altra roba. Mi sa che non ci resta che uscire. Ragazzi, solo che facciamo attenzione. Indietro. Non sappiamo, oddio, ok. Calma. Non sappiamo chi ci possiamo trovare di fronte. Ok, allora di là c'è qualcuno. Qua dietro pure ce n'è un altro. Ok, intanto prendiamo un mattone perché... Oddio, no, regà. Cioè, qua solo ci stanno due panzoni. Non ce la posso fare umanamente. Clicker e bloater dappertutto. Regà, sono spacciata. Regà, sto nella merda, io ve lo dico.
Posso salire qua sopra? E se provassi a... ad attaccarli da qua? Facciamo così. Proviamo a fare così. Che se vanno al fuoco, appunto, di regola prendono fuoco. Prendete un po' fuoco tutti, grazie. Le altre bombe, le altre bombe. Usiamo anche le altre bombe, ragazzi. Gesù, preso. Bombe potenziate, ok. Lascio pure questo. Oddio, cazzo, sono caduta. Non volevo cadere, non volevo cadere. Alzati, alzati. Sali, sali, sali. Joel, Joel, sali su, mannaggia. Sali sul camion, forza. Che cavolo, almeno ci ripariamo un attimo. Ok, esploso pure questo. Aspetta, da qua. Che ci può fa? Che ci può fa da qua? Non può salire il bastardo. Che altro c'è? Ok. Ah! Come cazzo ha fatto a salire? Chi è? Oh! Fermi, guarda, vedo fuoco. Ehi! Mannaggia! Ok, con calma e sangue freddo, come sempre si può fare assolutamente tutto, vero? Assolutamente. Allora, tra l'altro io ho raccolto, mi sa, il progetto tipo di bombe potenziate, così mi sembra di aver letto. Forse il raggio razione okay, sarà un po' più riesci efficace. A spingere giù la cassa? Certo. Ok, dai. Allora va su. Ti inviterei a muoverti perché non so che cosa ci aspetta se qualche altro bastardo ha sentito tutto sto casino. Oddio, già sto a sentire dei rumori che non mi piacciono. Occhio là sotto! Dai! Aspetto la cassa. Perfetto. Chi ci aspetta di qua? Sembrerebbe nessuno. Fatto sta che lei non nuota. Quindi dovrà salire di qua. Oddio, anche se non so quanto sia profonda quest'acqua effettivamente. Però... ok, ora non credo riescano a raggiungerci. Ok, meno male. Ok. Almeno per ora forse siamo un attimo al sicuro. Allora, di qua ragazzi sembrerebbe non esserci nulla di utile. Fa attenzione, quell'acqua sembra profonda. Però qua non sarà profonda. Sarebbe? Puoi insegnarmi a nuotare. D'accordo. Non è una cattiva idea. Allora, ci serve quella scala. No, non ci arriviamo. Forse posso passare da sotto, magari. Vediamo un po', ragazzi. Ok, posso passare da qua probabilmente e risbucare dall'altra parte. Ovviamente. Sono dall'altra parte. Sì, sì, un attimo. D'accordo. Il tempo di trovare la strada per arrivarci da qui, perfetto, davvero perfetto. Ok. Buttiamo giù la scala, buttiamo giù la scala. Ecco qua, è lì, ecco qua. Arriva, Stai pronto? Ecco, perfetto. Forza ragazza, sali. Stai vicino al bordo, lì è più bassa. Vicino al bordo, quindi di qua. Eh sì, qua si tocca, perfetto, qua si tocca, Ellie. Non temere, che guardo io le acque. Gelata. Lo so, ci siamo ghiacciati anche i peli delle unghie dei piedi. Allora, non si apre. Che palle. Ed ecco un'altra porta chiusa. Come sempre ci dobbiamo beccare porte chiuse. Ah, ma tu puoi passare da qui. Va bene. Dammi il piede. Ok. Su, su coi piedi. Dai. Forza. Apri quella porta. Opla. Perfetto. Attenzione. Sempre belle sorprese, eh? Bastardo, se nascondeva dietro a ste scatole. Maledizione. L'infartino secco che mi è venuto. Attrezzo livello 4 acquisiti. Attrezzi di livello 4. Ok, probabilmente ci permetterà di, non so, migliorare ancora di più le nostre armi, no? E qui abbiamo pure un banchetto da lavoro, ragazzi. Top, eh? Abbiamo soltanto 78 ingranaggi. Con 78 ingranaggi non è che facciamo
Chissà che ragazzi, eh. Allora, per quanto riguarda fucile a pompa, direi di aumentare la velocità di fuoco, perché comunque serve che sia un pochettino più veloce. E niente, per ora mi terrò questi 38 ingranaggi che mi rimangono, ragazzi, per il prossimo banco da lavoro. Quindi qua non c'è altra roba utile. Che sti rumori non familiari e molesti, mi spaventa. È un attimo, fammi vedere di qua. Ok, usiamo il coltello per aprire la porta, ragazzi, visto che ci siamo. Di sicuro ci sarà un sacco di robetta utile, no? Questo è morto, vero? Sì. È bello che è morto, è mortissimo. Altri ingranaggetti, ragazzi. Frecce, 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 colpi, frecce, colpi, no. Allora, un'altra roba esplosiva. Pillolette. E... ok, forbicette. Carta. Io direi di crearci di nuovo un coltello, visto che l'abbiamo usato, ragazzi, per entrare qua. Molotov adesso assolutamente ci servono. Me ne creerò anche un'altra. E niente, non posso fare nient'altro, così pare. Quindi prendiamo anche questo scotch. Torno un attimino al banco da lavoro. E con 88 ingranaggi, ragazzi, quindi 40 dei quali li userò per migliorare la portata del lanciafiamme, che ovviamente aumenta la gittata dello sparo delle fiamme. E quindi questo ci serve. Quindi attenzione alla testa, Ellie, tu non devi mai andare avanti senza di me. Che cavolo, guarda. Eccolo là. Ecco l'ospitale. Minchia, ma come chiamarlo oggi? L'ospedale. Ok, perché ho letto hospital. Ovviamente ci serve un qualcosa per farti attraversare te, vero? Ci sarà qualcosa qua sotto? Vediamo un attimo, ragazzi, se c'è qualcosa di utile qua sotto. Forse è là dentro. Allora, avviciniamoci a questa porta già dalla superficie, ovviamente. Via di sotto. Di sicuro qua ci sarà qualcosa che ci serve. No? Oddio. Raga, ma quanta strada mi devo fare sott'acqua? Cioè, non è che Joe c'ha tutta sta capacità di respirazione, eh? Mi devo preoccupare. Ok, giù di nuovo. Va bene, cerchiamo di fare in fretta. Ecco, se già non mi fossi impallata. Su, forza però, Joel, datte una mossa, figlio mio. Così rischi veramente di morire annegato fra un po', eh? Ce la faremo? Non ce la faremo? Ok, ossigeno, grazie. Allora, cosa abbiamo di qua? Vediamo un attimino se c'è qualcosa di utile qua, ragazzi. Molto probabilmente sì, perché se ci hanno fatto arrivare fino a qua, ci deve essere qualcosa che ci serve, no? Che dite voi? Vediamo un po'. Di qua ancora, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Se passa in mezzo? Ma dove sto andando a finire poi, tra l'altro? Fa tutta sta strada perché qua... ah, ecco, per questa. Ce l'hai fatta. Proprio per questa. E tu guarda un per caso che c'è stava giusto una tavola di legno pensata apposta per la povera piccola Ellie che non sa nuotare. Vabbè, però, dettagli a parte, rifacciamoci un bel bagno in quest'acqua putrida e portiamo il tassì alla povera piccola Ellie. Okay. Dai, salta su. Su, forza, okay. forza. Non ci abbiamo tutto il giorno, dai. Oh. Ok, ecco. Dobbiamo arrivare a sto benedettissimo ospedale. Reggiti, tesoro, te tengo. Però non è che è tanto facile, nuotare e spostarti a te. Ecco, ce la fai? Perfetto. Io adesso come arrivo da là, però? Mi dovrei trovare una soluzione. Come arrivo? Ah, forse butterà giù quella scala, probabilmente. Mi sembra l'unica cosa plausibile, perché arrivare da qua non mi sembra molto possibile. Vai Ellie, buttala giù. Vai indietro. Perfetto, sì sì. Arriva, ecco fatto. Oh, vedi, la scala si è staccata dal muro. E ora? E ora la userò per passare un'idea di là, suppongo, no? Che faccio adesso? Come dovrei fare? Di certo non la posso buttare in acqua. Non è che devo riportare Ellie di qua, no. Ah, aspetta un attimo però. Aspetta un attimo. Qua sopra possiamo andare. Fermi, piuttosto che passare dall'acqua, ovviamente. Passiamo da sopra, ragazzi. Quindi adesso saliamo. Tiriamo su la scala, ovviamente. Ecco fatto.
Meraviglioso, fantastico. Ecco qua, ok. Lasciala un po', ovviamente noi ci caliamo così, senza preoccuparcene troppo. Riprendiamo la scala e adesso la posizioniamo per andare dall'altra parte. Bella idea. Hai visto? Che genio che è Joel. Perfetto, adesso sì, possiamo andare, ragazzi. Riusciremo a raggiungere questo benedetto ospedale entro oggi? Sempre se non troviamo altri ciccionazzi e altri clicker a sbarrarci la strada. Io. Tu seguimi. Ok, dietro di te. Allora, sto coso a me mi sembra proprio poco stabile, non vorrei dire. Sinceramente, però, facciamo piano, pian pianino, caliamoci qua. Non temere, Ellie. Se ha retto me, reggerà pure te. Ok, saltiamo di qua. Io vado, Tu stammi dietro. Perfetto, tutte queste cose dovrebbero essere sicure. Oh. Ok, dai, salta. Oh, che c'è? Mi prendi tu, sicuro? Ti prendo. Sì. Ho paura. Visto? Ce la famo? Ce la facevi da sta scendiamo tremando, non vorrei dire, ma... Sì, meglio muoversi, perché mi puzza un po', sinceramente. Ok, aspettami, Aspetta un po' che arrivo pure io. Ok. Scendiamo pure da qua. Meno male. Oh! Oh! Ellie, muoviti! Oh cazzo, stavo giusto a dire meno male! Ah! Cazzo, salta, Joel! Ci sono! Aggrappati, aggrappati! Brutto figlio di puttana! E boh! No, dai, regà! Ma cazzo, giusto avevo detto meno male che sto coso mi ha retto! Mannaggia santa, ma dove stiamo andando a finire? Ah! E dai, però, che diamine! Come faccio adesso? Dove mi aggrappo? Come posso aggrappare? Che cazzo? No, vabbè, regà. Che devo fare? Oh! Ellie! Mannaggia, aspetta che tiro, aspetta che tiro! Aspetta che tiro! E dai, mamma mia, non è così facile. Oddio. Aspetta, aspetta, aspetta! Ellie! Ellie, dammi la mano! Dammi la mano! Oh, porca vacca, lei non nuota! Lei non nuota! Cioè, la devi prendere! Piano, piano! Oddio, muoviti, muoviti, muoviti! Oddio, dai, già abbiamo poco ossigeno. Resisti, Ellie, resisti. Eccolo. Andiamo. Dov'è ossigeno? Dateci ossigeno. Ossigeno, è là sotto, è là sotto, ecco. Oddio, sta per morire. Oddio, sta per morire, su, su. Ellie. Respira un po'. Devi respirare. Mani in alto. Che? Non spida. Aspetta, aspetta, alto, aspetta. Cazzo. Non rompere il cazzo. Benvenuto tra le luci. Scusa per... Non sapevano chi fossi. Belli. Sta bene. L'hanno rianimata. Oh. Siete arrivati fin qui. Come avete fatto? Sapessi, figlia mia. Suo. Ho lottato come un drago per arrivare. Forse era destino. Ho perso molti uomini venendo qui. Ho perso praticamente tutto. Ma poi spunti tu e vi troviamo giusto in tempo per salvarla. Forse era davvero destino. Portami da Ellie. Non devi più preoccuparti di lei. Ci pensiamo noi. Invece sì, fammela vedere, per favore.
Non puoi. È quasi pronta per l'intervento. Che vuoi dire? Quale intervento? I dottori mi hanno detto che il cordyceps, il fungo che è dentro di lei, è come mutato. Per questo è immune. Una volta rimosso, saranno in grado di usarlo per creare un vaccino. Un vaccino. Ma cresce su tutto il cervello? Sì, tutto. Trova qualcun altro. Non c'è nessun altro. Senti, adesso tu mi porti da... Basta. Ti capisco. Ma qualsiasi cosa pensi di vivere adesso non è niente in confronto a ciò che è passato. La conosco da quando è nata. Ho promesso a sua madre di occuparmi di lei. E allora perché lasci che accada? Perché non si tratta di me. E nemmeno di lei. È che non c'è altra scelta. Sì, continuo a ripeterti queste stronzate. Scortalo fuori. Se alza un dito, sparagli. Oh. Non sprecare questo dono, Joel. Alzati. Alzati, ho detto. Vai. Muoviti. Ho detto muoviti. Dammi una scusa. Da che parte? Che cazzo fai? Cammina! Ho detto cammina! Dov'è la sala operatoria? Senti, non ho tempo. Dov'è? Dov'è? All'ultimo piano, in fondo. Ok ragazzi, allora io ovviamente salverò qui la partita e credo che il prossimo sarà l'ultimo episodio, ragazzi, di questa serie. Siamo già alla fine, mannaggia santa, sti giochi così belli durano veramente sempre troppo poco secondo me, ma temo proprio appunto che il prossimo episodio sarà l'ultimo. Qualcuno di voi magari mi potrà confermare questa cosa. Fatto sta che è una situazione veramente di cacca, perché purtroppo il virus o il fungo, quello che cavolo è, il micete, insomma, che ha infettato Ellie, appunto è mutato, è per questo che lei è diventata immune, però per poter creare un vaccino appunto devono prenderlo, no? E questo affare si... sviluppa tutto intorno al cervello. Ergo significa che Ellie morirà con questa operazione, morirà per poter salvare il resto del mondo da questa terribile situazione. Joel non ci sta. Nonostante il suo primo rifiuto, ragazzi, di prendersi questa responsabilità, comunque di accompagnare Ellie, eccetera, ovviamente con tutto il tempo che è passato, lui si è estremamente affezionato a lei, anche perché lei probabilmente ha più o meno la stessa età che aveva sua figlia quando purtroppo è morta, e quindi ragazzi, cioè io non so cosa pensare, perché comunque Joel non è disposto a far sì che Ellie si sacrifichi per questo, ma non sappiamo di preciso Ellie cosa vorrebbe, perché potrebbe anche essere che uno dica no, io voglio morire però sapendo di aver permesso comunque all'umanità di salvarsi. Io non so se sarei tanto d'accordo con questa visione delle cose, sinceramente, però Ellie potrebbe pensarla così, quindi bisognerebbe vedere se Ellie è d'accordo o meno con Joel, no? Col rifiuto di Joel. È molto controversa questa situazione, ragazzi, e ovviamente vorrei sapere anche cosa ne pensate voi a riguardo.
Mi farete sapere, ragazzi, se voi avete ovviamente più memoria del gioco, quanto manca effettivamente alla fine. Nulla, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!